Monsignor Loris Capovilla, Loris Francesco, arcivescovo di Mesembria, non ha voluto far mancare la sua vicinanza, è un messaggio speciale. Lina, sono commosso e intenerito, Giancarlo vive, conosco e apprezzo i noti, i prestigiosi nomi che lo celebrano a Roma, a Palazzo Leopardi, tutto l'elenco dei nostri nomi, Andrea Riccardi, eccetera, Mario Marazzini, Francesco Zizzola, Morozzo La Rocca, Giancarlo Svilerkowski, per favore porga a ciascuno il mio affettuoso saluto e il mio grazie. Tantum Aurora Est. Giancarlo la scorta anche lui a Longe. L'ha individuata e l'ha accolta assieme a molti altri, donne e uomini del suo stesso spessore. Ha esultato ed ha aperto gli occhi sull'Eterno con la certezza del progresso dell'intera umanità. Affezionatissimo, Loris Francesco Capovilla, sotto il Monte Giovanni XXIII, 18 ottobre 2012, dell'era cristiana. È molto preciso, come al solito. Nella festività di San Luca. Il cardinale Ceccarai non sta tanto bene, ma ha voluto farci sapere e ci tiene che tutti voi sappiate che veramente è felicissimo di questo evento e che avrebbe voluto essere qui, ma fa fatica a camminare oggi, quindi era un giorno un po' difficile per lui. Quindi siamo accompagnati anche dal cardinale Ceccarai. Adesso possiamo ascoltare, rileggere l'Utopia di Papa Giovanni. Il professor Roberto Morozzo della Rocca, Università di Roma 3, ma noi che lo conosciamo da tanti anni sappiamo che è un eccellente storico che non fa concessioni a nessuno. Va bene, grazie. Sono passati 40 anni da quando Giancarlo Zizzola scriveva l'Utopia di Papa Giovanni. Più forte. È un libro che ricordiamo qui oggi perché ha marcato una stagione. Sì. Ha marcato una stagione e ha inaugurato una interpretazione storiografica su Papa Giovanni che poi si è largamente affermata. Il libro è del 73, Roncalli era morto 10 anni prima e lo stesso Zizzola avvertiva nello scriverlo una certa